dalle profondità del Sahara. È in arrivo una vera e propria invasione di calore africano che risponde al nome di anticiclone Nerone. Un nome che richiama l'eco di imperatori e incendi e che preannuncia una vera e propria fucina di caldo per la nostra penisola. Il quadro meteo che ci attende vede l'Italia, e in particolar modo Roma e il centro, assediati da quest'anticiclone con temperature che faranno letteralmente bollire l'asfalto. E se ci spostiamo a nord, già da questa sera, attenzione a qualche passaggio nuvoloso post-tramonto. Ma allora, la domanda sorge spontanea. Quando ci darà una tregua quest'afa? Le voci d'agenzia e, in particolare, il report di Trebi Meteo segnalano che da giovedì 17, la situazione si inasprirà ulteriormente, soprattutto per il centro-sud, con il termometro che rischia di sfiorare, udite udite, i 40 gradi. E potrebbe non finire qui, perché l'umidità potrebbe persistere fino al 24-25 agosto, e non escludiamo che possa spingersi anche verso settembre per le regioni meridionali. Dopo le scorrerie del ciclone Circe e della tempesta Patricia, che hanno destato non poca preoccupazione tra gli italiani, siamo nuovamente in balia delle capricciose correnti d'aria calda. Ma nelle prossime ore, un breve respiro. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con un picco di calore soprattutto in Sardegna e Sicilia venerdì. Ed il weekend? Ah, il weekend! Occhio ai temporali che potrebbero manifestarsi vicino alle Alpi e che potrebbero raggiungere, seppur timidamente, anche la pianura piemontese. Un piccolo appunto storico, dopo il luglio rovente, quello da record, da annali, la prossima settimana ci aspetta un ferragosto da bollino rosso. E una piccola carrellata per i più meticolosi tra di voi, giovedì 10, nord con cielo sereno, mentre al centro qualche velatura, specie sulle tirreniche, con il sud radiante. Venerdì 11, nord e centro in pieno splendore, ma in Sardegna si tocca un picco di 36 gradi. Sud, ancora una volta, tutto sole. Sabato 12, nord con qualche temporale pomeridiano sulle Alpi. Centro e sud inondati di sole. Ed ecco, amici, l'Italia ai tempi dell'anticiclone Nerone. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. E ricordate, bevetemi molta acqua.